ha trovato la pietra albina. È una pietra che vale un sacco di soldi, mi sembra circa 10.000 monete, quindi bam, credo di aver trovato tutti i tesori. Cos'erano? Un paio di monete, fulgore, guardia, la lama d'argento, gli stivali, frammento statua, gemma albina, lenimento e Stefan. Credo che fossero tutti i tesori. Il mio tesoro, Stefan. Ok, sembra una fangirl. Di quelle brutte da avere. Ok, muori. Non posso fare altro che ucciderti lentamente. I'm sorry. Io e i miei compagni non siamo ladri, ma pare che non te ne importi nulla. Nope, sorry. Penso che l'apostolo ci taglia la testa se non le obbediamo. Anche se mi dispiace uccidere una tigre che sembra... Se Hulk fosse una tigre sarebbe come te, Muarin. Quindi mi spiace davvero farlo. Cosa? Sei così giovane? Io non ho paura di te, non mi importa se tu sei un Laguz, un nemico, Rafl! Per favore, fermati. Perché un cucciolo come te è sul campo di battaglia? Perché? I'm sorry. Non sembri una cattiva persona, ma... Makalov, holy shit, 18 per 2, via. Ma non penso che attaccarlo da vicino sia una buona scelta. Beh, magari un'unità tipo Void. Fuck! 20 per 2, ok. Da lontano, come dei bravi codardi. Magari Ike potrebbe avere qualche chance. Allora da lontano sì, eh. Vai con la scure. 46% non è molto, ma... Ah, too bad. Fatto che rimarrà tigre per sempre. Non posso aspettare che torni umano. Ok, nuovo turno per... torturare Muarim, per così dire. 15 per 2 mali. Ma fa fuori un esercito sto tizio. Tu sia maledetto. Come on. Oh yeah. Level up per Nef. Buon level up. Pretty good. Hai Boyd? Tentar non nuoce? Ok. Le cose sul 19. Two roll ormai, devi continuare a provare. Arco Laguz è 15, puoi tentarla, vai. È un buon colpo se vai a segno. Ah, too bad. No, non penso che nessun altro abbia chance. Sorry? Mi fa 25 per 2. Con l'anti-Laguz è solo 25. Ma fa comunque un male cane. Fuoco gli farebbe 14, ma non posso rischiarlo al momento. Arrivai col criticottero. Oh, sei un po' più precisa stavolta. Adesso è più precisa e sbaglia. Nef, come on. Oh, livello oro aumentato! Finalmente! Ora può usare la lancia d'acciaio, alla buon'ora. Vai, Void, scuralo! Oh yeah! 13. Ora in teoria Soren può finirlo se Rolf non ce la fa. 19 per Void! Bam! Guardate quei pettorali! E quel level up. Ma soprattutto i pettorali. Ehi, hey, Maki Mak! Vuoi dargli il colpo di grazia con la tua precisione? Holy shit! Arco Laguz, Arc of Shame, arco letale, 3x4, 12, non è abbastanza. Devi puntare tutto sull'arco Laguz, Rolf. Do it! Just do it! Ok. No! I'm sorry, Muarim.
Spero che tu stia bene dopo tutto questo. Abuso. Abbiamo perso. Tu sei il capo di questa banda, vero? Sì, sono io. Non resisterò oltre. Portami con te o finiscimi qui, non importa. Ma i miei compagni li lascerai andare, per favore. No, non lo permetterò! Eh? Non lascerò che ti prenda Muarim! Togliti di mezzo, piccolino, non dovevi. Se vuoi Muarim, prima dovrai uccidere me! Tu sei... Sì, è un ragazzo Beorg. L'ho preso con me quando era poco più di un neonato. Non c'entra niente con noi semi-umani. Basta mentire! Io sono qui perché lo voglio! Chi è il capo dell'esercito per l'emancipazione dei Laguz? Io! Sei uno stupido, Muarim! Addossarti le responsabilità di tutti e farti uccidere non lo permetterò! Piccolino... Ehi, ascoltami, non mi importa chi è il vero capo. Un Laguz che decide di essere un semi-umano protegge un Beorg rapito che dice di essere il capo dell'esercito di liberazione dei Laguz? Ho capito bene, perché se è così non ho assolutamente idea di cosa stiate parlando! C'è qualcuno che potrebbe dirmi cosa sta succedendo? Bla bla bla, e così fu nel flashback bla. Va bene, parliamone ancora. Era tradizione per Begnon tenere i Laguz come schiavi? Wow. Proprio così. Ho già dimenticato la voce che gli è... Proprio così. Ma è storia vecchia ormai. 21 anni fa la schiavitù è stata bandita e tutti i Laguz liberati. E per quel che riguarda il grande pubblico, questo è esattamente ciò che è successo. Dunque c'è una parte della società che viola volontariamente la legge? I cittadini obbediscono, ma ci sono ancora molti schiavi Laguz nelle case dei nobili. Muarim ed io abbiamo fatto notare ai senatori, ma non ci hanno ascoltato. Ecco perché abbiamo formato un gruppo di guerrieri. Entriamo nelle case dove ci sono schiavi e li aiutiamo a fuggire. È chiaro, i nobili non vogliono che la notizia si sparga, così ci chiamano ladri e ci trasformano in fuorilegge. Va bene, penso di aver capito le vostre ragioni, ma non risolverete mai il problema alla radice. Lo sappiamo, ma non possiamo arrenderci e lasciarli in catene. Non possiamo e non vogliamo. Vi andrebbe bene se provassi a risolvere il vostro problema? Eh? Questo tipo di comportamento Beorg è qualcosa che mi preoccupa. Penso che ci sia qualcosa che posso fare. Ossia, chiedere all'apostolo? Immagino. Nesala, basta con questa follia. Dove mi stai portando? Dimmelo. Manca poco. Te lo dirò quando saremo arrivati. Proprio come avevo promesso. Non ho detto niente a Tibern. Se avessi saputo che dovevamo allontanarci tanto, avrei lasciato un messaggio. Nesala, dove stai andando? Eccoci arrivati. Questo è ciò che volevo mostrarti. La foresta di Serenes. Quella che è stata bruciata tanto tempo fa. Guarda sotto di te, Raison. Cosa vedi? Cos'è questo? Com'è possibile? Cosa è successo qui? Cosa fai, Nesal? Cosa fai? What? Questa è Serenes. È questo che stai cercando di dirmi? Questo panorama scolorito, questi rami appassiti, questi alberi senza vita. Questa è la mia foresta? Beh, se è stata bruciata, è già bello che ci sono alberi. E allora poi mi la dà l'oxe, un nostro sovla di vetaglievs, e morte stitar, e mis, il casir bla. Wow, in che lingua strana stai parlando? L'antica lingua. Non la sentivo da anni. Riesci ancora a parlarla? La foresta tace, ma come può? La situazione è questa, da quando la tua tribù se n'è andata. L'area vicina all'ingresso è quella più mal ridotta. L'hanno incendiata, la maggior parte degli alberi è morta. Imperdonabile. Ma come hanno potuto?
Maledetti umani, cosa ha fatto questa foresta? Cosa ha fatto il mio clan? Gli umani disprezzano tutti i Laguz, e allo stesso modo disprezzano anche la natura. Pensano che tutto esista per il loro piacere e divertimento. Sono esseri spregevoli. Beh, tu fai i patti con gli esseri spregevoli, Nezahla. Nezahla, sembra che ti abbia giudicato male. Ho detto che eri sottomesso agli umani e ti ho chiamato traditore. Ho esagerato, me ne scuso. Non preoccuparti, con gli umani il commercio ogni tanto... Con gli umani commercio ogni tanto, è vero. Una questione più importante è l'oscurità che avanza. Puoi tornare a Phoenicis domani, giusto? Sono certo che qui attorno c'è la villa di qualche nobile. In questo periodo dell'anno sarà sicuramente vuota. Suggerisco di utilizzarla per la notte. Dormiresti in un edificio umano? Pensaci, gli uomini uccello come te non hanno alcuna visione notturna. Come gli uccelli, dicono che gli uccelli in realtà non vedono di notte. Se fossimo scoperti dagli umani ci schiaccerebbero e ci catturerebbero, giusto? Ho capito. Molto bene, farò un giro per trovare qualcosa da mangiare. Tu mettiti comodo. Nezahla! Sì? Grazie per tutto quello che hai fatto. Io lo apprezzo. Non essere ridicolo. Siamo vecchi amici, no? Certo che sì, vecchio amico. È tutto a posto? Sì, il duca di Taras non riesce a stare fermo. Sta letteralmente... Bac! Tremando dall'emozione. Non è un bello spettacolo. Non ne dubito. Assicurati solo che quella montagna di grasso rimanga nascosta. Se Raison lo vede, capirà subito. Va bene, Brock! E ora è il momento degli ultimi ritocchi. Anche questo per sollevare Kilvas. Raison, non giudicarmi troppo male. Detto ciò, sono sicuro che lo farai. Ah, beh, questa è la vita. La tua nuova vita, vecchio amico. Nezahla, you son of a bitch! Se non è abbastanza ovvio da quello che hanno detto, Nezahla ha appena venduto a Oliver, il duca di Tanas, il principe Raison. Quindi vedremo come si sviluppa la cosa in futuro, se il karma prenderà Nezahla e cosa faremo noi di quello che abbiamo scoperto, del fatto che i Laguz erano tenuti come schiavi in passato. E magari c'è qualcosa in relazione fra quello e il fatto che abbiamo dovuto rubare quelle casse che si muovevano dai bracconieri e portarle a Begnon. E a quanto pare Oliver e alcuni altri sembrano mantenere viva la tradizione di tenere i Laguz. Ma scopriremo di più nel prossimo capitolo. Vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima. Buonanotte.